Otranto è una delle mete principali del turismo estivo in Italia, sia per le sue lunghe spiagge di sabbia che per la sua storia che si può ammirare attraverso il suo mitologico centro storico. Questo luogo della cittadina sarà interessato da un provvedimento singolare, quello del senso unico di marcia pedonale. Ci spiega che cosa accadrà il primo cittadino della città. Il centro storico dobbiamo immaginarlo, viverlo, trattarlo come se fosse un museo. Sarà obbligatorio l'uso della mascherina a partire dai tre ingressi, porta terra, porta mare e ponte di legno, fino al tavolo del bar o del ristorante più scelto. Le strade tradizionalmente più affollate, Corso Garibaldi, Via Immacolata e Bastione Pelasgi, saranno caratterizzate da un senso unico pedonale per evitare assembramenti. Le spiagge, anche quelle, saranno interessate da dei provvedimenti di sorveglianza, pulizia e addirittura un'app per prenotare il proprio spazio nella spiaggia libera. Garantiremo sempre pulizia di pinete, coste e spiagge libere grazie ad un finanziamento regionale da noi precedentemente intercettato. In queste zone imporremo distanza sociale di almeno 2 metri tra nuclei familiari differenti e una superficie massima di 5 metri quadri occupabile per persona. Sui tratti di maggiore lunghezza degli arenili di Alimini garantiremo anche un servizio di salvamento e vigilanza.